tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Attraversano un guado e rischiano di annegare, salvati tre bagnanti. Pioggia, vento forte e mareggiate, sarà una settimana autunnale. A Ponte Sasso i residenti passano ai ripari con i sacchi. Vandali in azione nel quartiere Vallato, non hanno risparmiato neppure la chiesa. San Sebastiano vince il Palio delle Contrade. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Sono state tratte in salvo, grazie alla classica catena umana, tre persone che stavano per attraversare un guado in spiaggia, hanno rischiato di annegare. Vediamo. Che cosa è successo ieri pomeriggio? C'erano tre persone, di cui un ipovedente, che attraversavano la spiaggia, il canale, e sono cadute dentro una fossa di 1,80 m, che già è stata segnalata ripetutamente da anni che viene detto che c'è sto pericolo. E fortunatamente qui c'erano delle persone che erano in spiaggia libera, hanno fatto una cordata perché fa tipo sabbie mobili e le sono riuscite a tirarle fuori. Nel frattempo, mentre hanno tirato fuori queste tre persone, è passato un altro signore ed è caduto dentro anche lui. Cioè, questo di norma succede uno o due volte al giorno, che persone prendono e cadono dentro, perché ti ritrovi l'acqua alta 1,80 m nell'arco di mezzo metro ed è pericolosissimo. Ma il problema sarà adesso, perché finora c'era gente in spiaggia e perciò qualcuno che aiutava c'era. Da settembre adesso in avanti il morto ci scappa di sicuro al 1000%, sono convinto. Marco Mastrogiacomi lo dice da tempo, è un problema da risolvere il prima possibile, perché a rischiare sono sia gli adulti che i bambini. Sono stati attimi di panico quelli di ieri, una paura che si percepisce ancora nelle parole del signor Enea, uno di coloro che ha vissuto in prima persona quei momenti di grande spavento. Sono andato vestito, non avevo il costume, pantaloni, borsello e maglietta, per trovare degli amici nel bagno a fianco, come faccio sempre. E ad un certo momento mi sono sentito sprofondare fino al collo. E naturalmente, raspando, mi sono bagnato tutto, borsello, tutto quanto, sono riuscito a venire su, ritornare nel mio ombrellone ai bagni Alda, dopodiché ho avvisato Marco di questo pericolo avvolgendomi in un asciugamano. Lui mi ha detto di parlare con i carabinieri e così ho fatto, anche perché io, avevo letto pericolo, acque, ma è tutta estate che abbiamo questo, abbiamo dei problemi ai bagni, anche con l'esperienza di fine luglio. Insomma, tanta è stata anche la paura? Tantissima. Io raspavo con i piedi, ma mi sentivo sempre di più affondare sotto con questa sabbiolina. Se capitava a una delle mie nipoti, le quali tre non sanno ancora leggere perché non vanno ancora a scuola e hanno delle amichette anche nell'altro bagno, io sono alto 1,70 m, mi è rimasto fuori il collo e la testa, le mie bimbe, le mie nipoti forse avrebbero avuto dei problemi molto molto più seri. Quale sarebbe la soluzione ideale? Di spendere quei soldini, di metterli qua e fare un prolungamento di questo canale con un passaggio sopra, in modo che chi vuol fare una passeggiata, il turista che vuol passare, perché qui non si passa, o passi in mezzo al mare o passi sulla statale, e un attimino di tener conto al turismo, che qua giù non gliene frega niente, perché è rimasto il fango del 26 di luglio, è rimasto tutto come era prima, cioè non è stato fatto niente in questi 100 giorni, ma non è stato fatto niente neanche i 3650 giorni precedenti. Torneremo a parlare del maltempo tra un attimo, adesso apriamo la pagina della politica per darvi la notizia che il consigliere regionale della Lega Nord Roberto Zaffini ha annunciato sui social network la sua uscita definitiva dalla Lega Nord, un legame durato oltre 20 anni.
Addio Lega, dopo tanti anni di passione ed emozioni poteva finire meglio. La vita è imprevedibile, l'importante è non cedere mai alle prepotenze e alle ingiustizie. E nelle Marche ne sono successe tante da scriverne un libro. Ha salutato il suo partito con queste parole il consigliere regionale Roberto Zaffini, che dopo 21 anni di appartenenza al partito, sabato 30 agosto, ha deciso di pubblicare con una foto un post sul suo profilo Facebook. Parole arrivate dopo la scadenza dei 10 mesi dalla sospensione dalla Lega Nord. Infatti ad ottobre del 2013 fu sospeso all'unanimità dal Comitato Federale Disciplina e Garanzia e a darne l'annuncio fu l'ex amico, il segretario regionale Luca Rodolfo Paolini. Nel 2013 Zaffini è stato sospeso non da me ma dal Consiglio federale per alcune violazioni statutarie. Ad esempio si era impegnato a versare dei contributi, non li ha più versati, il Consiglio federale ha espulso un signore per gravi ragioni e ha continuato a tenerlo a lavorare lì. E per dichiarazioni molto singolari, tipo quelle di aver definito Pirlo e Cornuti parlamentari leghisti, essendo egli stesso stato parlamentare, e altre cose che sono comunque comprese in questo provvedimento, che lui ovviamente si guarda bene dal pubblicizzare perché lì c'è scritto tutto. Tramite i social network lei ha chiesto le dimissioni di Zaffini? Sì, io ho chiesto le dimissioni, non credo che le darà, ma perché uno che è eletto grazie ai 45.000 voti del partito e non certo alle 1.600 preferenze con cui non si va in regione, dovrebbe sentire il dovere morale ora che si è dimesso e non è stato espulso, altra cosa che false che racconta, dalla Lega dovrebbe lasciare il posto il primo dei non eletti. Non credo che lo farà. Invece una cosa mi preme precisare, cioè che l'uso come vero e proprio manganello dei social network che fa, questo signore mi ha bannato, cioè io non vedo con quello che dice di me, non posso replicare e ha bannato quasi tutti i miei amici conoscenti diretti, quindi racconta delle cose che io non so e non posso sapere, a meno che qualcuno me le giri. Una che è uscita ieri sul Carlino, che è veramente grida vendetta, è la seguente. Dice che io ho espulso 3 persone, che non sono state espulse da me ma dal Consiglio federale, tra parentesi, o nazionale, e dice soprattutto che un certo signor Simonetti sarebbe stato tra questi. Questa è la lettera di dimissioni datata 3 aprile 2012, in cui il signor Simonetti dice: comunico le mie dimissioni, considero definitivamente conclusa l'attività politica, ti prego di inoltrare per conoscenza la presenza del segretario nazionale onorevole Luca Rodolfo Paolini. Io mi tutelerò in giudizio, perché se uno non ti consente di sapere quello che dici e di poterti difendere, è il cittadino per bene ha l'unica arma da rivolgersi all'autorità giudiziaria. Intanto Roberto Zaffini, per non alimentare ulteriormente le polemiche, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, ma allo stesso tempo sottolinea che il segretario Paolini non ha mai mostrato i bilanci della Lega Nord Marche, nemmeno alla richiesta inoltrata da 3 membri del direttivo regionale che ne avevano il diritto. Si tratta di centinaia di migliaia di euro, tra i quali c'erano anche i miei, precisa Zaffini in una nota, dato che in poco più di 2 anni ho versato al partito oltre 49.000 euro. Non si accusa nessuno, conclude, ma ci sembra grave perché si tratta di denaro pubblico. L'ormai ex leghista ora sembra pronto ad entrare in Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. E torniamo a parlare del maltempo, perché questa nuova ondata prevista nelle Marche, che durerà fino a domenica prossima, almeno stando alle previsioni, ma di questo ne parleremo tra poco con l'esperto, questa nuova ondata di maltempo ha messo in allarme i residenti di Ponte Sasso, una frazione di Fano che ha già dato e ha pagato tanto nel corso dell'ultimo nubifragio. Il mare in tempesta aveva divelto i capanni in cemento, trascinando via lettini e ombrelloni. Il rio Crinaccio invece aveva inghiottito la spiaggia, rovinato barche e invaso di acqua e fango ristoranti, abitazioni e hotel, rimasti poi per giorni senza luce. A poco più di un mese dal maltempo di fine luglio siamo tornati a Ponte Sasso, dove gli operatori balneari, i residenti e gli esercenti hanno deciso di prevenire in tempo, per paura dell'arrivo di nuovi temporali che possono causare altri danni e disagi con nuove esondazioni del torrente.
perché tanto esonda di continuo, perciò ieri sera abbiamo dovuto far spostare tutte le macchine dei turisti che c'erano per l'allerta meteo che c'era qui e mettere tutti i sacchi, cercare di mettere in sicurezza il possibile. E questa storia questa qua sarà così per questo inverno, prossimo anno, prossima stagione estiva di continuo, sempre questa cosa è insostenibile. Io ho un magazzino qui sotto e sono costretto ad andare in affitto a prendere un campanone da qualche parte per portare l'attrezzatura della spiaggia. Una cosa inconcepibile. Andar via, anche abito dall'altra parte della strada, però ogni volta che piove, star con l'ansia che magari qui viene e porta via tutto quanto, non è una cosa sinceramente che basta che fa due gocce, ti alzi di soprassalto, stai con la tensione che non sai quando è che esonda e quando fa il tutto. Tutto comunque a vostre spese? Sì, quello sottinteso, spese e lavoro, perché non è che, ieri mi hanno chiamato per prendere dei sacchi, almeno questa volta ci hanno avvisato per tempo per i sacchi e abbiamo messo in sicurezza questa zona qua, cerchiamo un pochino di fare il possibile, ma fosse solo quello il problema. Ecco, è una cosa inconcepibile sinceramente, adesso come adesso. Dall'ultima esondazione l'amministrazione comunale vi ha aiutati? Noi non abbiamo visto nessuno, sia durante che dopo, quindi in piena stagione, da fine luglio siamo arrivati a settembre, si sta ritornando di nuovo a problemi, chiamato, ripetuto, la risposta è sempre quella, vediamo, non ci sono soldi, ma di fatto nessuno ci ha aiutato a migliorare questa situazione. Viviamo tutti nel panico, già da questa notte allerta maltempo, abbiamo messo parati alle porte, portato via le macchine, cercato di salvare il salvabile perché l'ultima volta c'è chi ha perso le macchine, io ho avuto la casa inondata di acqua e fango, c'è chi ha buttato via parquet, elettrodomestici, tutto a spese nostre e che il comune tace, che in qualche modo, ma almeno si faccia vedere dai cittadini, si confronti, comunichi, ci dica cosa vuol fare, se ha intenzione di fare qualcosa. Tutto tace e questa secondo me non è una cosa giusta. Siete stati criticati anche dai turisti? Sì, io sono stata aggredita da un turista al sottopasso, solito classico Rio Crinaccio, quanto i Bagnalda purtroppo ha dovuto pulire il sottopasso a sue spese e l'ha comunicato ai cittadini che lo ha fatto giustamente, non solo per lui perché tutti ne soffriamo, alcuni hanno detto ha fatto bene che ha speso i soldi perché noi turisti abbiamo dei diritti perché voi abitate qui non fate niente, ma io ho detto signora ma cosa sta dicendo, noi ci battiamo tutti i giorni, io ho detto lei pensa che viene qui in vacanza e noi che ci abitiamo ci sta bene vivere in questa situazione, purtroppo non ci ascolta nessuno, dalla vecchia alla nuova amministrazione. Pioggia e forte vento stanno interessando la provincia di Pesaro e Urbino, ad essere colpita in particolare la costa, vedete queste immagini che si riferiscono ai bagni Sergio oggi pomeriggio in Sassonia, dove la prima fila degli ombrelloni è stata raggiunta dalla forza delle onde, dalla forza del mare. Nel pomeriggio invece i vigili del fuoco con l'ausilio di Pesaro, dei colleghi di Pesaro, sono intervenuti in corso Matteotti a Fano per tagliare un pezzo di grondaia che si è staccata, che è diventata pericolante, vedete, a causa del forte vento e queste sono le immagini che si riferiscono appunto a questo intervento. E sempre a causa del mare mosso, del forte vento, è stata chiusa al traffico anche Viale Ruggeri. Allora, abbiamo già anticipato più o meno insomma, quelle che saranno le prossime giornate e che cosa ci attende dal punto di vista meteorologico, ma per i dettagli ci colleghiamo con il dottor Francesco Cangiotti del sito internet geometeo.it. Buonasera dottor Cangiotti. Buonasera direttore. Allora ci dica un po', abbiamo questo anticipo di autunno, di che cosa ci attendono nelle prossime ore? Sì, nella giornata odierna è transitata questa perturbazione di stampo nettamente autunnale legata a correnti di aria fredda provenienti dal nord Europa che hanno quindi determinato queste condizioni di maltempo che si sono verificate a partire dalle prime ore del mattino che hanno accompagnato tutta la giornata odierna.
I nostri dati che ci sono pervenuti dalle stazioni meteo presenti sul nostro territorio hanno registrato accumuli di pioggia variabili tra i 70 e i 50 mm e forti raffiche di vento che hanno raggiunto anche gli 80 km/h, facendo appunto determinare forti mareggiate lungo i settori costieri. Nelle prossime ore questo fronte freddo tenderà a scivolare lungo l'Adriatico portandosi verso sud, quindi le condizioni saranno in generale in miglioramento. Tuttavia questa goccia fredda che è andata a formarsi proprio nella giornata odierna sulla nostra penisola tenderà anche nei prossimi giorni comunque ad insistere posizionandosi sulle regioni meridionali, richiamando ancora anche nelle giornate di mercoledì e giovedì correnti fresche dai quadranti orientali che favoriranno appunto dopo un temporaneo miglioramento per la giornata di domani, da mercoledì nuove nubi accompagnate da qualche rovescio sparso. E questo fino a domenica più o meno così, questo alternarsi di sole o comunque schiarite e pioggia? Sì, per il momento non si prevedono condizioni anticicloniche, quindi con tempo stabile, ma continueranno appunto questi afflussi di aria fresca dai quadranti orientali che manterranno una marcata variabilità associata specie nelle ore pomeridiane sui settori appenninici a piogge e rovesci. Anche le temperature che in queste ore sono diminuite sensibilmente si manterranno al di sotto della media anche nel corso dei prossimi giorni, pur con qualche lieve locale aumento nelle giornate in cui ci sarà maggior soleggiamento. Senta, un'ultima battuta, i sindaci vogliono prolungare la stagione balneare fino alla fine del mese, vedi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e poi subito dopo si è associato anche quello di Fano Massimo Seri. Il Padre Eterno però mi sa che non è di questo avviso. Lei che cosa ci dice? L'estate potrà tornare con oppure è finita del tutto, insomma? Ma sicuramente anche nella seconda decade di settembre i modelli ci indicano che potranno esserci delle temporanee fasi anticicloniche, comunque sia la tendenza è comunque verso una marcata instabilità, variabilità anche nel lungo termine, quindi ecco, condizioni di caldo, ondate di caldo, di bel tempo durature per ora non sono previste. Bene, grazie a Francesco Cangiotti di geometeo.it. Adesso parliamo dei vandali che sono entrati di nuovo in azione purtroppo nei giorni scorsi, la notte scorsa nel quartiere del Vallato a Fano. Commercianti e residenti sono esasperati, presa di mira anche la chiesa. Bravate notturne nell'ennesima notte di eccessi, un'altra serata, quella tra sabato e domenica, trascorsa a distruggere quanto si sono trovati davanti. In questo caso il vetro della bacheca degli avvisi di fronte alla chiesa di San Paolo, il palo e il cartello delle indicazioni e hanno distrutto anche i vasi delle piante ornamentali dislocate lungo il sagrato. Nel mirino dei vandali, ancora una volta, è finito il quartiere fanese del Vallato e, come riferisce il titolare del supermercato Lorenzo Milletti, poi si sono divertiti a schiantare la catena che tiene legati i carrelli della spesa, li hanno staccati, rotti e, come se non bastasse, li hanno portati in giro per il quartiere. Oltre a questo, anche danni minori. Signora, lei li hanno provocato dei danni? No, danni ingenti no. Mi hanno solo bruciato il cartello che ho messo sulla serranda con l'orario estivo, ma niente di eclatante. Avete visto qualcosa? No, io no. No, no, perché il mio orario dalle 8 alla mezza, dalle 4 alle 7 e mezza, poi queste cose capitano sempre il dopo cena. Stanchi di questi continui episodi di vandalismo, i commercianti e i residenti che fra l'altro il giorno dopo hanno trovato intorno alla chiesa una distesa di bottiglie di birra. Mi è capitato che spacco un po' tutto, dappertutto, quello è la cosa vecchia ormai, capito? Le macchine, le biciclette, ho portato la bicicletta a mia nipote. Bisogna prenderli e fargli niente. E quello è il problema. Come si fa a spaccare tutto la cura lì a porta? Le bottiglie per terra spaccate. E non è la prima volta che succede. Proprio per questo alcuni titolari dei negozi locali hanno provato invano a chiedere l'installazione di telecamere di sorveglianza. Qui da noi ogni tanto capita che vengono fatti dei danni, ci sono un gruppo di ragazzi che gira, stanno qui, non si sa se saranno quelli, però
anche durante il giorno sono dei ragazzini che stanno qui, sporcano e fanno un po' di tutto. La notte tra sabato e domenica qui nel nostro negozio non è successo niente. Due o tre giorni prima, mi pare, venerdì, quando è stato venerdì o giovedì, avevano fatto dei danni nella lavanderia gettone, sono entrati, gli hanno rubato nella macchinetta dei gettoni e gli hanno spaccato vetri, hanno fatto diversi danni. Qui da noi li avevano fatti in precedenza, ci avevano tentato furto nel distributore che abbiamo all'esterno del distributore delle sigarette. E anche lì, facendoci dei danni abbastanza rilevanti, abbiamo dovuto cambiare i lettori, tutto quanto, delle banconote, delle monete, perché ce li hanno distrutti. Qui entrano spesso in azione qua? Entrano spesso in azione, sì, molto spesso. Due incidenti stradali si sono verificati questa mattina a Fano. Il primo, intorno alle 9, sul ponte di via Papiria. Un carro attrezzi dell'ACI condotto da un fanese di 49 anni ha urtato un'auto, una Mercedes condotta da un 32enne di origine albanese ma residente a Saltara, che durante l'impatto è rimasto ferito. Sul posto i vigili urbani e il 118. Il secondo incidente invece è accaduto intorno alle 11.30 in Viale Romagna, sempre a Fano. Una Seat Ibiza condotta da un 19enne ha tamponato una Peugeot ferma ad un semaforo con a bordo un 29enne che è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Fano per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Municipale. Si è conclusa domenica la prima edizione del Palio delle Contrade nella pineta di Ponte Metauro. Ad aggiudicarsi lo stendardo benedetto al Cardinal Sgreccia è stata la Contrada di San Sebastiano. La Contrada di San Sebastiano, supportata dall'Arci di Bellocchi con i colori rosso-azzurri, si è aggiudicata alla prima edizione del Palio delle Contrade. Sarà custode quindi fino alla prossima edizione dell'agoniato stendardo che sabato mattina il Cardinale Elio Sgreccia ha benedetto durante la funzione nel Santuario della Vergine di Ponte Metauro, che ha dato il via ufficiale a tutta la manifestazione, sottolineando così anche la matrice storica dell'evento, che vide proprio nel 1399 Carlo Malatesta recarsi in pellegrinaggio da Rimini al Santuario, unendo così sacro e profano. Carlo Malatesta e suo fratello Pandolfo III, da cui il nome Pandolfaccia, consorti al braccio e seguiti dal notaro, giullare e cortigiani, hanno fatto il loro ingresso in trionfale, dando il via alle giostre con un colpo di bombarda. Abbiamo appena fatto la gara del tiro con l'arco, tra poco faremo la gara a cavallo, proprio una bella giornata. Siamo contenti del pubblico che ha partecipato e quello che è bello è che la gente ci fa i complimenti. Nessuno credeva quello che avremmo potuto realizzare e questo ripaga di tutte le fatiche. Seconda si è classificata la Contrada dell'Assunta, terza Borgo Mozzo e quarta La Croce. La classifica si è formata sommando i punteggi della gara di sabato del tiro alla fune e di domenica tiro con l'arco e la tanto attesa gara equestre della corsa all'anello. Beh, intanto devo ringraziare la Pandolfaccia perché ha dimostrato di avere grande capacità organizzativa e questo palio è un'occasione per organizzare un evento che si offre alla città e a tutti coloro che in questo periodo sono nella nostra città. Una bellissima manifestazione, alla prima edizione già un grandissimo successo, noi siamo entusiasti e ringraziamo la Pandolfaccia e tutto lo staff che ha collaborato con loro richiamando a Fano e realizzando una manifestazione che mancava da tempo. È un'opportunità che inizia oggi per il futuro su cui l'amministrazione vuole credere, perché la Fano Malatestiana è una ricreativa situazione come quella di oggi, ma sarà anche l'occasione per approfondimenti insieme a indagare altre fasi della storia di Fano. La kermesse medievale si è conclusa in serata con le premiazioni ufficiali e l'estrazione finale della lotteria della Proloco di Fano. Miglior cavaliere Achille Pompili, miglior arciere storico Emilio Benini e la Contrada, vincitrice della storica gara del tiro alla fune, Borgo Rosso, dalla figlia Laura di Raffaele Antonioni, scomparso componente della Pandolfaccia a cui è stata dedicata questa prima edizione del Palio.
una manifestazione veramente stupenda dove abbiamo fatto anche l'estrazione della lotteria finale, una manifestazione che ci ha dato tanto, ci ha fatto conoscere il mondo malatestiano, ma soprattutto ci ha fatto conoscere un gruppo che ha voglia di credere veramente in qualcosa nel mondo malatestiano. Sono stati dei ragazzi fantastici, ci hanno dato veramente una grande energia, e un plauso va anche alle associazioni che hanno espresso le contrade, molte delle quali fanno anche parte della Proloco, che hanno voluto contribuire con delle sinergie importanti a fare di questo una bellissima manifestazione. E poco fa alle 20 è giunto all'aeroporto di Roma Fiumicino con un volo proveniente da Mosca Nicolae Roset, cittadino moldavo accusato dell'efferato omicidio della propria moglie Svetlana Roset, avvenuto nel comune di Piobbico lo scorso dicembre. Qualcuno probabilmente ricorderà questa notizia di cronaca, una notizia che è arrivata proprio in questo momento in redazione. A causa del maltempo è stato annullato lo spettacolo in dialetto previsto per questa sera al Teatro Arena BCC di Fano. Tra poco la telecronaca integrale dell'incontro del derby Vis Pesaro Alma Juventus Fano. Vediamo i gol di ieri con la telecronaca di Sergio Catalani. È il derbissimo per antonomasia, il 92esimo derby, 100 anni di storia, ore 18 qui allo stadio Tonino Benelli di Pesaro, si rinnova il derbissimo Vis Pesaro 1898, Alma Juventus Fano, il pressing di Sivilla su Osso che ha la meglio con i piedi, poi lo stacco di Torta di testa verso, attenzione, c'è Nicolò Gucci che va giù in aria, vediamo il direttore di gara. Che cosa sanziona? C'è il, ci dovrebbe essere il calcio di rigore per l'Alma Juventus Fano e il cartellino. Fischia il direttore di gara, parte Sivilla, il tiro, il gol, Andrea Sivilla. Intanto un lancio al bacio di Sivilla verso Gucci che è solo davanti al portiere. Gucci, il tocco verso Sebastianelli, il tiro, il gol, Stefano Sebastianelli. Russo molto bene, intanto il tocco verso Sivilla, Lunardini benissimo verso Gucci e sono tre, Nicolò Gucci. Zanini, il cross, lo Russo, gran diagonale che è davvero toglie le castagne dal fuoco, poi Sassaroli, ma è ancora la Vis molto bene con il tiro e il gol della formazione di Sina, lo sigla Marco Granaiola che suona la carica. Eccolo Davide Borrelli, il tocco bellissimo verso Gucci, non c'è fuorigioco, Gucci solo, Gucci il tiro e ancora gol, Nicolò Gucci, glaciale, doppietta per lui. È un Fano che piace, un Fano tosto che messo bene in campo rischia il giusto e riparte davvero come un treno. Ora è bravo Giovanni Dominici sulla fascia di competenza, sfonda Favolo a terra, calcio di punizione, Favo viene anche ammonito, Favo era già stato ammonito, Vittorio Favo finisce anzitempo sotto la doccia, quindi Fano in 10, una gara sostanzialmente corretta, condita da qualche intervento di troppo. Sassaroli intanto solo davanti al portiere, Sassaroli ancora gol, sono 5 e anche Sassaroli vola sotto la curva, c'è il timbro anche di Mattia Sassaroli. Vis in 10 uomini dal quarto minuto per l'espulsione di Pangrassi, il direttore di gara manderà fuori gli spogliatoi anche a Favo, ma proprio in questo momento Dascani dice che può bastare così. Alma Juventus Fano batte Vis Pesaro 5-1. E allora tra poco la partita, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, arrivederci.